poi Diouf, finta di consegnato per Cinciarini, batte Stephens. Ottima idea questa di Diouf, abbocca totalmente Stephens, che è costretto con lo stesso Dow, che si prende il pallone, attacca Jones, spalle a canestro, passo d'incrocio, il tiro morbido a segno. Chris Dow prova a prendere in mano, e parziale di 8-0 stavolta per la Unautes, che sa pesca sotto Stephens molto bene a riaprire per Chris Dow. Pallone dentro, pallone fuori, tiro in ritmo, quindi Dow ad attaccare il Rivers sul cambio con il fallo Bucchi, non viene accontentato, prova a sfruttare il mismatch, Dow anche per lui, c'è il potenziale gioco da tre punti, and one con convinzione il mismatch con Rivers, qui vediamo questa spinta del numero 3 biancorosso. Gli arbitri hanno optato per canestro con fallo. Prova ad accelerare anche Chris Dow. 4:15 per la pausa di metà partita. Jones si prende il tiro da tre punti e lo manda a segno per rispondere. Per la Dinamo 52% da 2, 6 su 9 addirittura da tre punti, ma spesso e volentieri sono tiri di ottima qualità, come anche questo, perché l'uscita di Jones arriva e sempre più fuga Dinamo. 51-35, post basso per Diouf contro Stephens, tiene il contatto, segna con il fallo, che giocata qui di Momo Diouf. Ancora per la Unautens, schiaccia per terra subito Cinciarini, che trova una buona linea di passaggio qui per Olisevicius, layup facile qui per il lituano, senza successo per Diop, transizione condotta da Cinciarini, schiaccia per terra ancora per Olisevicius, stavolta va a difendere su di lui Jones, trova un gran tiro qui Osvalda Olisevicius, gran rilascio, si muove dentro lì, il pallone riaperto ancora per Cinciarini, affrontato da Chessa, il cambio accettato da Diop, la tripla di Cinciarini, il ingresso in campo di Cipolla, Dau, step back, tiro da tre punti, c'è il fallo, c'è il canestro e c'è il potenziale gioco da quattro punti, il ruggito di Chris Dau allo scadere di questo terzo quarto, fallo di Cipolla. La partita tra Trieste e Verona con la squadra giuliana, mentre arriva un gran canestro ancora di Kruslin, chiave favore della Dinamo senz'altro in questi ultimi minuti di partita. Intanto prosegue nella sua grandissima giornata, terza sconfitta consecutiva invece per la Reggiana, mentre Diop riesce, anzi non riesce a realizzare entro, immaginiamo questo pallone per godersi la 17ª vittoria in questa Serie A Unipol 6.